Col 2012 abbiamo la prima vendemmia certificata di vino biologico all'azienda Antonelli. Cosa rappresenta questo traguardo per voi? Ecco, appunto, per noi il biologico è uno strumento per ottenere migliore qualità, perché attraverso il biologico c'è maggiore vita nel terreno e quindi maggiore equilibrio tra le radici, la produzione di foglie, la produzione di grappoli e quindi indirettamente una migliore qualità delle uve. Ecco, mi è servita l'esperienza di aver avuto anche l'olio biologico in passato? Sì, anche se per l'olio è molto più semplice, devo dire, è tutto molto più semplice per l'olio. Per il vino è un po' più impegnativo, per il vigneto è più impegnativo, non è semplicemente dire cambio tipo di trattamenti, non uso più concimi chimici, bisogna ripensare un po' a tutte le vigne a 360 gradi, ma è proprio questo quello che ci piace, perché ci si prende cura specificamente di ogni vigneto. Io faccio un po' l'esempio, come se uno ha tanti figli, ogni figlio ha un'esigenza diversa, quello ha bisogno di mangiare di più, quello di un golf in più, quello. Ecco, la stessa cosa per i vigneti. Mentre spesso prima, quando uno aveva la chimica, tendeva ad avere un'unica ricetta e dire facciamo tutti la stessa cosa. Insomma. Le vostre produzioni oggi come le possiamo quantificare? Ma in termini di numero di bottiglie noi produciamo intorno alle 300.000 bottiglie, un 70% di vini rossi e 30% di bianchi, che stanno sempre più aumentando in percentuale. Bianco e grechetto prevalentemente? Grechetto, ma anche molto Trebbiano Spoletino. E invece per il rosso? Per il rosso quantitativamente la parte del Leone la fa sempre il Montefalco Rosso, che è un vino a base di Sangiovese, che è il vino che vendiamo più di tutti, ma ovviamente poi il fiore all'occhiello e anche le bottiglie più interessanti che più destano curiosità sempre poi nei mercati esteri, è i vini a base di Sagrantino. Ecco, invece per l'olio quante bottiglie la produzione media? Per l'olio sono intorno alle 6.000 bottiglie di media annue.